Fratelli d'Italia ora. Grazie, grazie a tutti. Semplicemente per testimoniare la vicinanza alla vostra piattaforma programmatica che ho letto e mi è stata recapitata. Lo dico anche in forza di un'attività che il gruppo di Fratelli d'Italia ha svolto in funzione del, come dire, superamento del punto formativo. Ho presentato insieme alla collega Frassinetti un ordine del giorno che è passato nell'ultimo decreto in conversione, che sostanzialmente prevede il rapporto uno ad uno fra appunto gli studenti laureati in medicina, che evidentemente non possono accedere a concorsi pubblici se non in possesso di un titolo di specializzazione, ed appunto il numero delle borse, perché oggettivamente l'ignominia per cui si fanno laureare 100 studenti in medicina e poi non si dia la possibilità a tutti e 100 di poter accedere alla specialità va superata. E va superata soprattutto in forza del fatto che oggi noi ci siamo trovati di fronte ad un'emergenza drammatica sanitaria per la nostra nazione e siamo stati costretti a dover ricorrere a medici stranieri per curare degli italiani. Una forza patriottica e nazionale come quella di Fratelli d'Italia non può ammettere questo e quindi purtroppo dalla negatività che è conseguita dall'emergenza determinata dal coronavirus noi possiamo assumere delle determinazioni forti che vadano a sanare queste storture. In particolare, allargo un attimo l'orizzonte, anche l'idea di una sanità pubblica, universale, sociale è una idea che appartiene alla destra sociale e popolare che noi rappresentiamo in Parlamento e quindi ci batteremo per questo, ci batteremo anche affinché non si assista più alla presenza di 20-21 sistemi sanitari regionali. L'articolo 32 della nostra Costituzione ci affida una sanità e un livello di assistenza che deve essere unitario per tutti i cittadini italiani, che nascano a Trento o che vivano a Bari o che siano siciliani o che siano veneti. Ognuno deve avere pari livello di diritto a un pari livello di assistenza sanitaria a prescindere dall'area geografica in cui vive. Per colmare questa divaricazione va sicuramente ripensato il sistema sanitario nazionale e sicuramente va superato il titolo quinto della Costituzione che affidava alle regioni il tema e della gestione della sanità, e lo facciamo non perché siamo una forza nazionalista che bada all'Italia, non sono quello, ma perché, ripeto, attiene all'essere umano la possibilità di dover essere curato nella stessa maniera a prescindere da dove ha la fortuna di nascere, chiaramente nella nazione italiana. Riteneteci a vostra disposizione, ora chiaramente con i vostri vertici interloquiremo per migliorare la nostra produzione politica e parlamentare, perché evidentemente nessuno ha condizioni onniscienti, come anche insieme ai parlamentari Silvestroni, Brancassini e la già citata Paola Frassinetti, ovviamente siamo orizzontalmente pronti a confronti. Riteniamo però che alcuni pilastri che vi ho declinato, quindi sanità pubblica, superamento del regionalismo in sanità e poi evidentemente queste importanti fasi derivanti dalla carenza di medici dovuti all'imbuto formativo, saranno la piattaforma dalla quale partire per poi poterci confrontare e migliorare il livello di assistenza sanitaria nella nostra nazione. Grazie.